La festa del 25 aprile è la festa di tutti? La festa della liberazione è la festa della libertà, direi, è la data su cui poi si fonda da un punto di vista dei valori la nostra Repubblica, quindi è una festa di tutti, ripeto, è la festa di quella libertà che per tanto tempo era stata negata, per tanto tempo era stata desiderata e finalmente il 25 aprile viene riconquistata dal popolo italiano. Ed è sempre la festa, una delle feste più importanti della nostra Repubblica, perché la libertà non quest'anno, non l'anno scorso, non il prossimo anno, è sempre di per sé naturalmente da difendere, da preservare, da tutelare, essendo uno dei valori fondamentali e anche uno di quelli più sempre a rischio su cui si fonda la civiltà europea. Sindaco, qual è il suo messaggio per il 25 aprile? Ma il messaggio di sempre, è il messaggio di una celebrazione ufficiale che ha visto impegnato tutte le istituzioni, di questa bella manifestazione che da alcuni anni si tiene qua e che si arricchisce quest'anno necessariamente anche da un riferimento alla brutta vicenda Scurati, per cui io leggerò il monologo che Scurati non ha potuto leggere in televisione, non per essere contro qualcuno ma per essere a favore della libertà. Che festa è il 25 aprile? Il 25 aprile è una festa divisiva per chi ancora non ha capito quello che è successo nel 1945. La festa della liberazione ha riportato la democrazia e la libertà in questo paese e in questa giornata si difendono e si festeggiano questi valori, la libertà e la democrazia, anche se il clima in cui oggi avviene questo 25 aprile non ci lascia tranquilli per quello che avviene nel mondo, prima di tutto le guerre, migliaia di morti, soprattutto migliaia di civili, migliaia di bambini uccisi, ma noi siamo in piazza per ricordare i valori e il sacrificio dei partigiani e delle partigiane, attualizzando quella memoria alle nuove resistenze, a quello che c'è da fare oggi, e quindi resistere all'odio, resistere al razzismo, resistere alle guerre, dire no al riarmo e a queste spese oramai insostenibili per le armi, mentre mancano i soldi per la sanità, per la scuola, per le famiglie, per i lavoratori. Con questo spirito siamo in piazza oggi, con una parola d'ordine che unisce tutta l'Italia da nord a sud, e il cessate il fuoco immediato e la pace subito. Con questo spirito siamo in piazza. Che cos'è oggi l'antifascismo? È una cesura netta con quanto avveniva in quegli anni appunto di dittatura. Certamente che il fascismo oggi non si presenta con le forme che hanno conosciuto i nostri partigiani, non si presenta né col moschetto né con il fez, però ci sono tante spinte autoritarie che al fascismo somigliano, a cominciare da questa divisione dell'Italia con l'autonomia differenziata tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, o con le proposte di premierato che danno il potere a una sola persona, a un solo uomo, a una sola donna che dir si voglia, umiliando il Parlamento, umiliando la partecipazione. Quindi c'è sempre bisogno di antifascismo, sapendolo coniugare con le esigenze che ci stanno oggi nel Paese, non certo con la nostalgia di quello che è stato nel passato.